stato questo problema della salinità, hanno consigliato di mettere, di piantare alberi dove ci sono enormi estensioni, dove questo problema si presenta. E quindi sarebbe bene ancora di più fare, usare Questo questa tecnica sistema? delle Do you think that in Australia, where they have been suggested to plant more trees in order to improve the situation of the salinity of the soil, the key line technique could be useful in that place too? Well, that's well. Funnily enough, key line was developed in Australia. Effettivamente la tecnica key line è stata proprio sviluppata in Australia. And actually, key line design is one of the inspirations behind the creation of permaculture. E questa tecnica è stata una proprio fonte di ispirazione per i vari per la progettazione nella permacultura. You know, many of the techniques are inspired or directly attributed to the work of the man named P.A. Yeomans. Molte delle tecniche della permacultura sono state ispirate, hanno preso ispirazione da questa persona. P.A. Yeomans. Yeomans, P.A. Yeomans. P.A. Lui pensa che sia possibile, diciamo, adattare l'aratro Yeomans a un terreno molto sassoso come il nostro, oppure c'è qualcosa di analogo per fare sempre delle fessure in un Do you terreno think that pieno di pietra? the Yeoman system for to till the soil could be used here because they have the problem with of the really rocky soil? So do you think that the system can be suitable for this land too, for their Yeah, land too? I mean, what's interesting is there are people in this region that are doing key line work, in particular. And I know of a couple of people in Spain that actually have a key line business that they run. Effettivamente lui sa che anche in Spagna ci sono delle persone che utilizzano questo sistema avendo lo stesso problema di suolo, applicando la tecnica appunto keyline. Having stone soil. It's very It's stone, very very stone, with a yeah, lot of rocky. stones. Well, I mean, I think there are implements that you can use that are able to handle the presence of the stones. That I think the important thing is being able to put in these features on contour, Quindi una right? cosa importante affrontando appunto questo problema delle pietre nel suolo è utilizzare questa tecnica seguendo le linee di livello. Yeah, so it's the fact that everything is being done according to the shape of the landscape. Quindi tutto That's deve essere fatto important. That's the most seguendo important le factor. forme appunto del paesaggio. Questo è uno dei fattori più importanti. Volevo dire una cosa, queste macchine, cioè dopo il passaggio diciamo, della fessura, c'è anche una macchina che pianta i semi Prima ha detto direttamente che attaccano dei piccoli, diciamo, contenitori alle. nella terra. Cioè, Man mano cosa che significa? si scava, he was asking about the thing that you said before about planting seed with the use of these machines. Oh, the ship That with the they yeah, the have ship with, yeah. the con like seed that they have They were to they put, inject, yes, inject into the ground while after they till it, Right. they open it. There's a lot of literature, especially for anyone who's interested in looking at this more deeply. There's a lot of literature I can hand over, and also maybe some references to people, again, in the region that are doing this work. Una serie di documenti di letteratura che può farvi avere se volete approfondire questo argomento. E altre anche immagini. Thank you. Oh, is that that's the way you are? Okay, These wow. are our stones. Wow. Very It's stony. Okay, well, that brings us to, again, I'm not, this isn't, these are all, everything that is mentioned here, these are options that are available to you to use. Queste che stiamo vedendo insieme sono tutte delle opzioni che voi potete utilizzare. Right, so your particular circumstances may dictate that you need to take another approach.
Ovviamente le circostanze specifiche nelle quali vi trovate potrebbero determinare la scelta di un altro tipo di approccio. But the principles are the same. Però i principi sono gli stessi. Right, the principles are the same. The techniques that you are using within the context of the principles are going to be different. Ovviamente le tecniche magari sono diverse, però i principi sono sempre gli stessi alla base. So, for example, thinking about our soil, the soil here, which is very rocky, stone, is there the risk using this technique? Is there a risk for the water to be lost in the superficial area? Well, I mean, lost to where? Quindi l'acqua dove si va a perdere? Ah, into the aquifers. Ideally, if you can have water be returned to the aquifers, if you can recharge groundwater, that is one of the things you would like to be able to do. You don't want it to run off of land. You want to be able to have it stay on land. But I think that she's worried about the superficial part of the soil, the topsoil. That it's going to wash be away. Be not wet. Oh, that's going to be too wet. Yeah. Yeah. Well, that's why you also need to make sure that you plant something to be able to bring up the excess, because you want the vegetation to be grown as well, because you want the ground to be protected. Allora, in teoria, questo sistema può essere utilizzato anche per andare a fare da ricarica per le falde acquifere. Sotto, okay. Però ovviamente è un sistema comunque andando a mettere delle piante, comunque loro riescono a crescere perché hanno il modo di prendere l'acqua dalla terra. L'acqua in eccesso viene utilizzata appunto per quello, per far crescere la pianta che abbiamo inserito nello stesso momento. One of the other storages I forgot to write down. Were biological storages for water. Un'altra cosa, questo è un altro tipo di raccolta, è lo stoccaggio biologico. Right, so for example, when you go to the tropics, per esempio se andiamo ai tropici, one of the problems there is that although they do get a great deal of water, uno dei problemi lì è che sebbene ci siano grandi quantità d'acqua, they don't have very deep topsoil. Non hanno una superficie, un topsoil, una superficie di suolo molto profonda. Actually, you don't have much of any. In realtà non ne hanno quasi per niente. So you don't have the soil storages for water. Quindi non hanno delle riserve di acqua in quella parte per il suolo. And also you have a big problem with water either draining away, running off. E hanno anche il problema dell'acqua, della dispersione di acqua. And also going down into the geology, you know, below the ground. E anche il problema dell'infiltrazione nella geologia in profondità sotto al suolo. In the tropics, you have a lot of the water and a lot of the life is actually above the ground in the trees. Quindi che cosa succede? Che nei tropici la maggior parte della vita è sul suolo, in superficie, quindi negli alberi. The vast majority of the water and the life is actually in the trees and in the animals. La maggior parte dell'acqua è presente appunto negli animali e negli alberi. Right, so that is one of the strategies in those climates, in those settings where water is retained. Quindi questa è la situazione in questi posti, in questi clima in cui c'è questo problema di ritenzione dell'acqua. So I mean that's why it's important to consider biological storages, especially in
in cases where the ground doesn't offer you many options. Quindi è importante considerare questa opzione dello stoccaggio biologico, soprattutto quando il suolo non ci lascia molte possibilità aperte. So historically in this part of Europe, what were the landscapes like? What used to be here before they were? Quindi in questa parte dell'Europa, com'era? Che cosa c'era prima in queste terre? It was forest, right? Sì, c'erano foreste. Used to be forested. I mean, foreste. Hold on, because I know I have an environmental scientist here. C'è una specialista ambientale. And it was la macchia mediterranea è la degradazione della macchia mediterranea. The situation they have here of the Mediterranean is the degradation of the Mediterranean forest. Yeah, and actually one of the things I did before I came here is I went to find a lot of journal articles about deforestation of the Mediterranean. Un'altra cosa che lui ha notato è che ci sono proprio deforestazioni nelle zone del Mediterraneo. Because that is the long-term pattern of destruction everywhere, is that those types of storages of water were removed. So since those storages are no longer available, that's been passed on to the problems that you're going to have with soil and then also your groundwater storage, is being able to keep water on landscape. Ovviamente andando a rimuovere gli alberi con la deforestazione andiamo a perdere la fonte principale di stoccaggio dell'acqua, e quindi da lì ne derivano i problemi di raccolta dell'acqua e di stoccaggio nel suolo. So, you know, basically we had talked about yesterday, remember the three main causes of civilizational collapse that were mentioned. Vi ricordate ieri quando abbiamo parlato delle tre ragioni principali del collasso della società, della civiltà? Right, so it was, the first one was deforestation. La prima era proprio la deforestazione. But then the deforestation moved on to the soil problems. Poi da lì si passa al problema del suolo. And then the soil problems moved on to the water management problems. E poi da lì ai problemi di gestione del suolo. But those aren't three separate problems. Questi sono tre, anche se pensiamo che possano essere tre elementi separati, in realtà non sono separati. They're the same problem. Sono lo stesso problema. So again, the dilemma is which one do you try to handle first? Quindi il dilemma, la domanda è che dobbiamo farci: quale di questi tre problemi vogliamo iniziare a risolvere, dal quale dobbiamo partire? And it's funny because that's what I keep hearing in the question is like, well, we got this problem, the soil's rocky, and it drains away into the limestone, and so, but it's like, okay, well, if you go back far enough and you see what used to be there, that's your answer. Ovviamente quando ci troviamo con un suolo, per esempio, molto roccioso e dobbiamo capire che cosa fare, la prima cosa alla quale dobbiamo pensare è che cosa c'era prima qui, com'era questa terra prima. Ultimately, if you want to solve that problem, you have to put those things back. E ovviamente se vogliamo risolvere quel problema, dobbiamo ripristinare la situazione iniziale per quel suolo. Or else you're constantly going to be looking for solutions that aren't really solutions. Quindi quello che succede è che invece andiamo alla ricerca di soluzioni che in realtà non sono vere soluzioni del problema. Right, you'll just be managing a problem. Quello che fate è soltanto cercare di gestire il problema, tamponare il problema, sì. So that's why right now it's, I said that it's kind of like a case of which comes first, the chicken or the egg, right? Un po' come tornare alla questione di che cosa è nato prima, l'uovo o la gallina. I want to solve the water problem. Io voglio risolvere il problema idrico. Right. Well, okay. If you want to solve the water problem, like how do we hang on to water in the ground?
Quindi, per risolvere questo problema, come faccio a raccogliere, a far mantenere l'acqua nel suolo? Well, you have to, again, you have to improve the ground. Allora, bisogna andare a migliorare la situazione del suolo. So you can put back one of the important water storages that you used to have in the landscapes here. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a ripristinare, a riportare quella che era la fonte principale idrica, cioè di raccolta dell'acqua. The moment you do that, il momento in cui facciamo questo, the situation with the ground storages will improve. La situazione, le condizioni del suolo sicuramente miglioreranno. That's going to be the long-term solution. E quella sarà proprio la soluzione a lungo termine. Does that make sense? Vi risulta chiaro? Yeah. But again, that is sort of the big dilemma. Ovviamente è questo il dilemma, diciamo, il grande dilemma. It's starting that process. È proprio l'avvio, l'iniziare questo processo. Yeah, so but it begins by first acknowledging the fact that you have to change the way you actually design landscape. Però il problema è che dovete iniziare nel cambiare il modo in cui vi approcciate alla progettazione del vostro paesaggio, delle vostre linee di paesaggio. So for example, look at this place. Per esempio, guardiamo questo luogo. And I'm not picking on you. No. Non ce l'ha con te. All right, like it, how are the crop fields organized? Come sono organizzati i campi? What's the shape of the rows? Qual è la forma anche della strada? They're straight lines. Sono delle linee comunque rette. Sopraliniea angolare ascesa. Non parallele. And they're following the slope. They're yeah, not and they, parallel. And they don't, and the lines, they don't follow in any way the actual shape of the land here. E infatti le linee, diciamo, non seguono la forma, le linee di livello di questo posto, sì. What would be interesting to do is to try to go to a part of the property and try to find the contour somewhere. Quindi una cosa interessante che si potrebbe fare è andare a camminare per la proprietà e cercare di identificare quelle linee di livello. And then do a comparison between the shape of the contour. E poi paragonare, vedere come sono queste linee di livello. And the layout of the farm. E invece l'organizzazione della fattoria, dei campi. They're probably going to be very different. E vi renderete conto che sono molto diversi. You have to take to buy a laser. The laser. Exactly. The laser. I was going to say, can somebody here find a qualcuno ha un laser? You can probably find. We can probably find one. Is there a hardware supply somewhere? Hardware store? C'è. Si può trovare in giro qualcuno che no. No. Because if we can do that, that's I think that would be a very good demonstration of that idea of just seeing how the land is actually shaped. Perché sarebbe un buon modo per farci un'idea chiara di come è realmente formata questa zona, la terra. Compared to what's been done. Rispetto invece a quello che è stato fatto. Right. Okay. They're going to look for a laser. Yeah, so good. That'd be great. So for example, if in identifying all of the contour lines, right, on the farm, say they're 10 meters apart. Per esempio, se ci rendiamo conto, realizziamo che le linee di livello qui sono una dall'altra a una distanza di tipo 10 metri. I guarantee you there would be a big difference in this place if you put stones.
Vi garantisco che ci sarà una grande differenza se mettessimo le pietre on all of those contours. Su tutte queste linee di livello. Right, so remember, like every 10 meters. Quindi ogni 10 metri immaginiamo like a terrace. Yeah, or like a low rock wall. Come creando dei piccoli muretti fatti di queste pietre. Like remember the example yesterday. Come l'esempio che ha fatto vedere ieri, vi ricordate? Right, the Saudi Arabia example. L'esempio dell'Arabia Saudita. Right, coming down out of the mountains on down to the valley floor. Quindi scendendo dalla montagna fino alla vallata. Alla valle. You saw those rock walls. Avete visto quei piccoli muretti di roccia, di like pietre? Maybe 15 centimeters. Forse raggiungevano un'altezza di 15 centimetri. Right. No, that's uno dall'altro. Yeah. You're talking about 10 meters, ten, yeah, one ten from meter, the other. Like 10 meters apart. Di distanza. Not 10 meters, 10 meters high, right? 10 meters high. La distanza delle curve di livello può dipendere spesso dalla pendenza. Of course, the distance between one contour and the other can depend on the slope. Exactly. Sì. So this is going to be dependent on the slope. But ovviamente I mean this dipenderà dalla pendenza. This place for instance is sloped but there's nothing that's very very steep. Ovviamente qui abbiamo un minimo di pendenza, però non è molto scosceso. But there's an obvious difference in elevation here. C'è è chiaro diciamo il livello di elevazione. Si vede benissimo il livello, like you di can pendenza. See it very easily. È facile da vedere ad occhio nudo il livello di pendenza. So again, say for example, the interval may be every 10, maybe every 15 or 20 meters even. Per esempio, le possiamo far distanziare una dall'altra 10, 15, 20 metri. Do a low rock wall, maybe 15 centimeters, 10, magari 15 centimeters. Possiamo costruire dei piccoli muretti di roccia, di pietre di 15 centimetri di altezza. 10-15 centimetri. Which corresponds to one stone of the ones that are here. Just one stone. Yeah, maybe one or two stones tall. Low oppure rock wall. Al massimo due pietre una sull'altra. Right? If you do, remember, many... Right? So it would be a gradual reduction of the flow of water. Quindi ci sarà una riduzione graduale del flusso d'acqua. So that by the time you got down to the low part of the farm here. Quindi una volta che arriviamo alla parte più bassa del campo della fattoria. You would probably do a very good job of being able to put the water back in the ground. Avrete fatto probabilmente un buon lavoro nel essere riusciti a rifar creare l'acqua nel suolo, a right, riportare l'acqua nel suolo. Hold the water in place. How big do they? They have to be 10-15 right, so centimeters tall, and how? Maybe 10, maybe 10 to 20 meters apart. Yes, but how about how long? Maybe one to two stones wide. Più o meno quanto, you know, una o due pietre, la larghezza di una. Nothing, not, you know, nothing dramatic. I'll show some examples. Nothing crazy. And this could be just eccezionale. Yeah, this could be a simple experiment in the beginning. Potrebbe essere un esempio, magari un esperimento da fare all'inizio. That simple experiment in the beginning, just to show you, just to demonstrate, it doesn't have to be anything, you know, super complex or dramatic. Semplicemente per farvi vedere che non c'è bisogno di andare a trovare delle soluzioni assurde, right, impossibili.
If you just, again, those that 10 to 20 meter interval, 10 to 15 meters tall, I mean, centimeters tall. Quindi, right? Sì, appunto, ad una distanza da una decina, quindicina di metri l'una dall'altra, due pietre. Right, equally as wide. The important di uguale thing larghezza. Here, again, it's the contour, you're matching the shape. La cosa importante è appunto seguire la linea di livello. And then once you do that, the other important thing to do to complete the process is you have to plant something. E una volta fatto questo, l'altra cosa importante da fare per completare il processo è che dovete piantare qualcosa. You have to plant something. Yeah. Hmm? No, like you can do it like, but again, in the area behind, like behind the wall. Per esempio, qualcosa subito dietro il muretto, diciamo. Because eventually what's going to happen is as that water is stopped, it's going to go lower into the soil profile. Perché una volta che l'acqua ha trovato la barriera e si fermerà, andrà a scendere, a penetrare nel suolo. It's going to soak into the ground. Penetrerà nel suolo. Right? And each rain that occurs. E con ogni pioggia che ci sarà. Right? More and more water is able to soak into the ground. Ci sarà sempre più acqua che andrà a penetrare nel suolo. Right, so you want to plant. They can do it today in the afternoon. Yeah, let's try doing it today in the afternoon. We have a water level, right? Abbiamo un livellatore d'acqua. Yeah, let's try it so that we can take the bunyip and we can demonstrate. We can take a look at a portion of the farm here, and we just let's do this. We lay out. Possiamo farlo, sì, andiamo. Lay out contour lines, maybe 10 meters apart. Le linee di livello. Right, get the stones. Vediamo, prendiamo le pietre, le allineiamo. Line them up. This is a system meant to plant without the use of machineries, right? Yeah, you don't have to. This case, you don't need the machinery. One you see. Yeah, in like the board. What we're talking about, you really don't need machinery, especially on especially if you have enough people. Ovviamente, se si ha a disposizione tante persone che lavorano, non c'è bisogno di avere macchinari. I'm not talking about doing any. It doesn't require any digging, really. In realtà non ci sarà neanche bisogno di fare grandi scavi, grandi opere di scavo. No, per coltivare. Yeah, or you can do something like that. That's possible too. To plant seeds, they can use this technique to plant seeds too. Absolutely, absolutely. They don't have to use machineries to plant seeds. No. You can have seeds be put onto the surface. Maybe you know, you can, because some seeds you need to. Per esempio, puoi prendere i semi, le metti sulla superficie del suolo. Magari alcuni di questi hanno bisogno di essere inseriti più in profondità. Lo fai con le mani, con i piedi. Maybe you can tamp them down easy and then put a light mulch on top of it. Poi magari metti un po' di limo sopra. Right, that's something you can try doing. It's simple. Light mulch. Ma ha detto lime mulch. Light like, no. You know, mulch. Like mulch, ha detto. Okay. Basically, you know, some maybe grass cuttings or leaves or something that's been. Quindi sì, crushed. Per esempio, prendere delle foglie, pacciame di questo tipo, sì, da mettere su. Right, and you just put it on top to help retain more water. E lo si mette sulla parte superiore. Per poter fare in modo che si formi, si mantenga più acqua. Vedremo poi anche altri esempi. C'è una domanda per te. Yes. Allora, date le caratteristiche del nostro territorio, noi dovremmo sfruttare molto più l'umidità dell'aria che le acque di raccolta. Almeno questo è quello che. Due the characteristics of the soil, they should use the humidity factors of here instead more these factors because the land is very dry, mm-hmm. instead of the water storage. Ah,
molto arida. Ah, sorry, scusami, ho capito, molto arida. Since there is very... Ok, sì, sì, dimmi tutto il concetto così, è meglio, sì, dimmi. Quindi noi dovremmo sfruttare l'umidità dell'aria. La pietra è un ottimo condensatore, però in questo caso se noi mettiamo una cioè soltanto 10 cm di larghezza, in realtà facciamo sì che la pietra si riscaldi e quindi l'acqua evapori. Se noi questi diciamo muretti li facessimo più grandi, potremmo anche sfruttare la condensazione. Due to the problem that they have humidity here, if they use just one stone, the condensated water which is formed on the stone will tend to evaporate. So could they put more stones in order to use the condensated air? Yes. Sure. You can make the... To improve the... Yeah, the water... The water storage. The stones can be made taller, which will, in time, you know, probably once you get enough water, you'll get some buildup of silt or organic matter behind the wall. Quindi sì, se fai un muretto, diciamo, con pietre... che quindi diventa più alto questo muretto, magari dopo un po' che l'acqua si sarà condensata, potresti avere tipo vicino, mettere del limo. And you'll form like little terraces. E formare dei piccoli terrazzamenti. Perché soprattutto in estate, in cui non abbiamo pioggia, però abbiamo il limo. Because during summertime, where there are almost no precipitations, yeah, but the level of humidity is the moisture of it is very high. Yeah. But they do not have to take the water from the aquifer in using this technique. No, I mean not necessarily. I mean the thing is, it's important that once you have put in the those ways of being able to stop water, you have to plant something. Again, la cosa importante è che una volta utilizzati questi sistemi per la raccolta dell'acqua, dovete piantare comunque qualcosa. You may, in wanting to make sure you get continued growth to establish the new vegetation, maybe you'd want to use something like a drip irrigation. I'll show some per esempio, poi se volete puntare a far crescere sempre di più le piante che avete inserito in quel punto, potreste utilizzare dei sistemi di irrigazione come per esempio l'irrigazione a goccia. Like you can have a container where you can have water either pumped or somehow per esempio utilizzando in a container. Un container con l'acqua all'interno e delle pompe appunto per prenderla. Right, it's either put on a stand or on a in a place, whoops, in a place that is thank you. In a place that has a higher elevation than the ground you want to irrigate. Ovviamente questa cisterna, questo container sarà in una posizione diciamo più alta rispetto al luogo che volete irrigare. And you can use gravity to send the water. E utilizzare la gravità per spingere, mandare l'acqua. And you have the irrigation line run along the wall or the terrace. E quindi avrete la linea di irrigazione che scorrerà parallela lungo il muretto di pietre. And you have that line and everything that is being planted mulched. E ovviamente avrete quella linea, right, dove saranno state piantate appunto tutte le varie piante con il pacciame. Right, to prevent the evaporation. Per evitare l'evaporazione. Another question. E gli alberi rispetto a queste strutture dove devono stare? Where do they have to put trees respect to considering this system, this like shape? Do they have to stay more close or behind? What do they have to plant trees? Well, trees are always desirable because the trees. But they would like to know the exact position behind the wall before when the. Okay, here's some options. Maybe I should just go straight into technique. We'll take a closer look at this technique. Hold on.
is good. You guys want to know, like, I want to do this now. Buono che comunque, cioè, gli piace questa cosa, che volete sapere come farlo in termini pratici, che volete farlo adesso. Oh, I know where I put it. Contours. Okay. Here we go. Okay, here's some examples here. Okay. So for example, they can be placed in front of and behind the wall. Actually, in this case, per esempio, possono essere impiantati davanti, di fronte o dietro al muretto. Right, it would actually, in this instance actually, it would be better if the rock wall, the terrace wall, had a rock apron like we saw yesterday. Come abbiamo visto ieri, se oltre al muretto di pietra, qui mettiamo, diciamo, una base di pietre come quella che abbiamo visto ieri. Right, because you don't want this to happen. Sarebbe utile appunto metterlo per far sì che non ci sia questo dislivello, diciamo, right, questa erosione del suolo da parte dell'acqua. Right, the water can take away material on the low side of the wall, so if you have stones. Perché così l'acqua non porta via del materiale dalla pietra e non erode il suolo. Right, the example yesterday we saw was the apron. Right, avete apron. Visto ieri l'esempio che c'era una base di pietre. Right, and then on either side of the wall, e poi dall'altra parte del muretto potete piantare gli alberi. Right. So in this case, legume trees. In questo caso, per esempio, un albero di legumi. Ma il muretto è più alto di 10 centimetri. This is taller than 10 centimeters. Yeah, this wall, it's taller. That's yeah, it's taller than 10 centimeters, but. And it's also thicker. Wider, yeah. La tecnica è usata dai nostri contadini già da tanto tempo, proprio perché lo spessore, come diceva lì, many of our farmers use this technique because this way the water cannot evaporate, can stay there. It's exactly it. We had made this point before, that especially if you talk to a lot of the older the older farmers, the people that have actually been on the landscape for a long time, they know. Infatti, se chiediamo, se parliamo con le persone, con i contadini anziani che comunque hanno lavorato la terra per anni e anni, sanno molte di queste tecniche, sanno che funziona così. Like, ask them. Chiedete a loro, like, se potete. Look for that older, you know, that old wisdom, that old information. Cercate questa saggezza, diciamo, delle persone più anziane. Interessante è l'albero piantato, che io non sapevo che interesting in planting tree, because she was not aware that it was possible to plant an actual tree. Yeah, absolutely. Here's one of the clues about especially the legume trees. If you see, look at how many seeds are on those trees. Pensate, per esempio, a un albero di legumi. Quanti semi hanno gli alberi di legumi come questi? They produce lots and lots of seeds. Producono moltissimi semi. Right? You'll see the seed pods hanging off these things. There's so vedete many of them. Vedete proprio i bacelli con i semi, pienissimi di semi. Pendere dai rami. That would seem to indicate that there probably should be more of those than they are. Right now. Probabilmente dovrebbero esserci molti più alberi come questi rispetto a quelli che ci sono adesso. Right, so it's a really underused and underappreciated resource. È una risorsa un po' sottostimata, si può dire, sì. And what's nice about them is many of them grow quite fast. E la cosa buona è che molti di questi crescono molto rapidamente. Yeah, you need the list. You'll have the list. They grow quite fast, all right? Just more suggestions about, again, how plantings can take place in relation to the wall, right? And back of, in front of, in between the walls. Quindi, piantare questi alberi
di fronte o dietro al muretto. Ovviamente tra uno e l'altro, tra un muretto e quello successivo. Right, another. So, right, so here we have another legume tree. Questo è un altro albero di legumi. And the wall. Il muretto. Right, maybe you have crops in between. Per esempio avete, sì, non so, delle piante tipo grano, sì. Another legume tree. Un altro albero di legumi. And what's nice about, again, those trees is that they are very good, they're very good windbreaks, for instance. E un'altra cosa positiva è che sono delle buone barriere frangivento. So they're able to cut, does it get very windy? It gets windy in the north? È abbastanza ventilata qui la on zona, occasion? O no? No problem? Yes. But either if, but also, again, the wind and the sun are... You're going to be your major sources of what causes evaporation. Ovviamente il vento, il suolo, il vento e il sole sono le motivazioni principali alla base dell'evaporazione. Right, so it's still that problem of being overexposed. C'è sempre il problema della troppa esposizione. Right, this is a way you can take care of it. E questo è un modo che potete utilizzare per ovviare a questo problema. It can provide you with shade. Possono questi alberi offrire l'ombra, appunto. Right. Plus the material that you can use to cut and drop on the ground is mulch. E inoltre potete, quando andate a potare questi alberi, il materiale, i rami, le foglie che tagliate, yeah, potete utilizzarle come facciame. Right, and then eventually that is going to allow you to hang on to more and more water for a longer period of time. E ovviamente questa cosa vi farà sì, renderà possibile lo stoccaggio, la raccolta di molta più acqua per più lungo termine, a lungo termine. Right. And again, here's an example of that process of being able to use. Mm. Well, in this case, this is the A-frame that we talked about. Questo, per esempio, è lo strumento che abbiamo visto ieri. Right. And using the A-frame. Utilizzando appunto il come lo strumento ad A. Right? Lo strumento, come lo chiamo? Filo a piombo. Right, to mark the contour. Utilizzato per segnare appunto le linee di livello. Right. So this example is on a fairly steep slope. Questo è un esempio di un profilo con una pendenza regolare. Right, and but the general idea, the general concept is the same. Right, you identify the contours by pegging, and then you prepare the area that's going to be planted or possibly have again a terrace wall placed. Ovviamente poi si possono in questa zona la fase successiva è quella appunto di seguire le linee per andare a piantare i semi. Sì, sorry, mi sono persa l'ultima parte. Sorry, can you repeat the last part? Oh yeah, it was just basically the pegs are marking where you either do the planting. Yes, quindi se andiamo a piantare seguendo appunto le linee di livello. Or it identifies where the wall is going to be placed. Può essere utilizzato appunto per identificare i punti esatti in cui andremo a mettere a creare questi muretti. Right, or the stone or whatever it is that you're going to use to again help to slow down water and retain water. Utilizzando per esempio le pietre proprio per rallentare il flusso d'acqua e far sì che riusciate a raccoglierla. Okay. A few more slides here. Oh, wait a minute. Oh, you need a break. Oh yes, it's 11:15. Okay. Let's take a quick break. Facciamo and then we'll come back la pausa. And look at more examples here. E poi guardiamo altri esempi. Right. I just heard like the hands are...
Check, 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 check. Check, check, check. Oh, non sa di dire. Check, 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 check. Check, check, check. Let's see if we can move through the rest of the chapter, the rest of the material, cover all the different options we have with storing water. Quindi cerchiamo di analizzare tutte le opzioni che abbiamo per poter raccogliere l'acqua. And then we'll come back to a lot of the interest there was in how to do that. Here, like a lot of the discussion and questions. E poi cerchiamo di vedere come applicare queste cose qui, cosa possiamo fare qui in concreto. Because that discussion we could take a week on that alone. Per parlare di questo potremmo starci una settimana intera. Yeah, I think just to make sure we cover the material that we've intended to cover in the course. Let's just see if we can run through this. Then we'll come back. Quindi vediamo intanto di finire di parlare di questi argomenti previsti appunto dal corso, poi magari ritorniamo su gli usi pratici, diciamo. Okay, so just in general the way water is captured in landscape is largely dictated by slope. Quindi, in linea generale, il modo in cui l'acqua rimane conservata nel suolo dipende essenzialmente dalla pendenza, dall'inclinazione del suolo. The slope of landscapes tells the whole story of how they need to be used. L'inclinazione del paesaggio ci dice esattamente, ci fa capire come va utilizzato il sistema, come i livelli di raccolta appunto dell'acqua, come sono i livelli di raccolta dell'acqua. So generally you'll find at the high points, the tops of the watershed and landscape, these are the ridges and the skylines. Quindi quando abbiamo dei bacini idrici in alto, sul pendio in alto, abbiamo appunto dei bacini chiamati in inglese ridges and skyline, che però non so la corrispondenza in italiano. It's just the high point in the landscape. Sono presenti sul punto più alto, quindi raccolgono più acqua possibile. These are excellent places for the catchment of water. Sono dei luoghi perfetti per la raccolta dell'acqua. Right, because the slopes here are not very steep. They're either shallow or flat. Perché non c'è pendenza, ci troviamo in un livello piano. But because they are at a very tall height, a ma very high molto alti, elevation, in un'elevazione molto alta, you can use the again gravity to send water to the lower locations in the landscape profile. Possiamo utilizzare la gravità per inviare l'acqua raccolta nei vari punti desiderati. The upper slopes, which are going to be fairly steep. Poi abbiamo il livello di inclinazione media, dove c'è una velocità, diciamo, media anche dell'acqua. Here the designation has been somewhere between 12 to 18 degrees. Abbiamo un'inclinazione di tra i 12 e i 18 gradi. These are usually
forested areas. In genere questi sono i punti in cui ci sono le foreste. The lower slopes. Poi c'è il pendio più basso, inferiore. Roughly 4 to 12 degrees. Tra i 4 e 12 gradi di inclinazione. These areas are good for beginning to establish the catchment of water. E in queste zone si può iniziare appunto da qui nel creare dei bacini di raccolta dell'acqua. Like making dams or esempio, I should say ponds. Facendo diciamo degli stagni. So these are below the key point. Questa fascia, questa parte si trova al di sotto del key point, il punto chiave, il punto centrale. So remember the key point is the part of the landscape that the transition from the convex shape. Vi ricordate il punto chiave era il punto in cui si passa l'inclinazione passa dall'essere convessa. Changes to the concave shape. E si passa alla forma invece concava del paisaggio. Right, from belly, the belly out. Quindi da quando abbiamo la pancia in fuori. To the belly in. A quando la pancia se ne va in dentro scendendo. Okay, so these are the areas where you can really begin to start thinking about putting in the ponds, the earth-based water storages. È proprio qui che dobbiamo iniziare appunto a pianificare la creazione di questi stagni, di questi bacini di raccolta dell'acqua. Okay. And then once we get down below 4 degrees. Invece scendendo al di sotto dei 4 gradi inclinazione. These are also very good areas to put in more of the surface storages, the earth-based storages like ponds. Anche qui possiamo realizzare degli stagni a questo livello appunto. But these are also areas where biological storages of water and crops are most practical. Ma in questi punti, oltre agli stagni, andremo anche a creare dei sistemi di stoccaggio biologico, per esempio. Così come i raccolti, il livello dei raccolti. Once we again put those elements on the landscape, this is what it may look like. Quindi andando ad inserire tutti gli elementi che abbiamo visto nel nostro paesaggio dovrebbe avere questo aspetto. So we have a high dam, quindi a pond. Abbiamo uno stagno alto nel punto più alto. Storage tank. Abbiamo una cisterna di raccolta dell'acqua. Okay. The forest. La foresta. In the high slopes. Nella pendenza più alta. Then we have the key point. Poi abbiamo il punto chiave. Right. This is the first storage aside from the top of the catchment. This is the first storage that's actually on the slope. Che dove abbiamo appunto il primo punto di raccolta dell'acqua, il primo bacino effettivamente realizzato nella pendenza. Then there's another forested area here. Poi abbiamo un'altra zona con le foreste. It could be the beginnings of a possibly an orchard, for instance. Per esempio potremmo trovarci un frutteto. Right, so this would be a biological storage for water. Quindi potrebbe essere un sistema di stoccaggio di acqua biologico. And then here's a low dam or pond for the storage of more water. E poi abbiamo l'ultimo stagno per la raccolta dell'acqua. Right, so this is the lower slopes become they're very easy places to be able to create storages for water because it's much more easy to access. Quindi il livello più basso ovviamente è il livello più facile nel quale realizzare un bacino come questi perché sia in termini di è più facile l'accesso, arrivarci. And it's not very expensive, it doesn't take much work to create the wall that holds the water. E non ha bisogno di molto lavoro per realizzare le pareti, diciamo gli argini del i bordi del bacino stesso. Also, the advantage of having
the wooded areas, the forested areas on the in the landscape profile is that it helps to warm the air. Ovviamente uno dei vantaggi di avere le foreste sul profilo è che aiutano a riscaldare l'aria. It helps to create microclimate. Aiutano, agevolano la formazione appunto del microclima. Right, because of the evaporation and condensation that takes place in the forest. Grazie al fenomeno dell'evaporazione e della condensazione che avviene appunto nelle foreste. So it moderates the climate. Quindi va a mitigare il clima in questo senso. Okay. Same thing with the water storages as well. They contain or they help, they can store a lot of heat energy. La stessa cosa vale per i bacini idrici che abbiamo creato, gli stagni, perché conservano il calore. Right, so by being able to absorb that energy, being able to take on the heat and light energy and then radiate that energy back out, it moderates the climate. Quindi grazie alla loro abilità di catturare la luce solare, l'energia, il calore che appunto riescono a catturare e alla loro abilità nell'emanarlo, sono molto, diciamo, vantaggiosi. Now nel riescono appunto a mitigare il clima. Now to see how slope influences the size of the storage, we can look at this figure. Ovviamente la pendenza influenza la grandezza, la dimensione del bacino idrico che andremo a creare, dello stagno. So notice how the size of the storage of water changes as you go from, again, the steep slopes to the shallow. Quindi vedete come cambia la dimensione degli stagni se ci troviamo in un punto più scosceso oppure più in superficie, più dove la pendenza è più limitata. Again, you're able to store more water in the low slopes, the shallow slopes, than in the steep. E allo stesso